Salve! 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 Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Dario risponde alle domande che gli avete inviato per Telex. Oggi mi è arrivata questa missiva intitolata posta di mamma. Admin, può in anonimo per favore? Va bene. Una mia amica mi ha consigliato gli assorbenti interni. Io gli ho detto che ci pensavo, ma non gli ho chiesto dei dubbi e li chiedo a voi. Qua è tutto lecito. E se entra dentro e si perde? Non si sa che cosa, i sette nani, presumibilmente. Che voleva dire la mia amica con la storia che per la pipì c'è un altro buco? Scusate, pa domanda forse difficile per tutte noi. Girasole 81. Ora, girasole 81. A parte che sei un po' stronza perché comunque ti firmi dopo aver chiesto l'anonimato. Ma comunque, sei tu forse una cazzo di gallina? Fred, mi porteresti il telegrafo per cortesia? Chiamato. Grazie George, vai pure. Ah, i rischi del mestiere. Sì, salve, salve dottoressa. Sì? Sì, lo so che ci siamo visti settimana. Sì, allora, settimana prossima com'è messa? Facciamo... Allora, io prenoterei una seduta da lunedì a sabato. 48 ore facciamo. Non so, io non so fare i conti in matematica. Non so quante ore sono da lunedì a sabato. Tutte comunque. Sì, è successo di nuovo. È un'altra lettera di quelle, sì. Allora allora facciamo che vengo lì. È il rischio del mestiere, lo so che non devo farlo, però è... Va bene, va bene. Salve. Salve. Luca, hai per caso il Netter? Sì. L'Atlante di anatomia? Certo. Mi cerchi la pagina sulla vagina, per cortesia? È la 356. Come fai a saperlo? Che maiale. Dai, fa vedere, dai. Che non ho tempo. Che... Allora, la tipa mi ha detto, cara girasole, lì giramondo, come si chiamava, che ci sono due buchi, no? Eppure, cioè, se vedi, ce ne sono due, no? Che dice, orifizio uretrale esterno, orifizio vaginale. Anche a me, cioè, io mi ricordavo dalle lezioni, però... Questo non c'entra invece. No. Ok. Vabbè, niente. Allora adesso la chiamo. La chiamo e dico: salve, ce ne sono due. Due. Ok. Grazie, grazie. Figurati. Perché vedete, come spiega benissimo l'anastasi, l'uretra origina in corrispondenza dell'apice anteriore del trigono vescicale, chiamato meato uretrale interno, e dopo un decorso obliquo in basso e in avanti, oh, durante Luca, il. Luca. Ha fatto di nuovo, ha buttato via tutti gli M&M tranne quelli verdi. Ma è un coglione. Ne vuoi uno? Sì, grazie. Che coglione. Ciao. Ciao. Dicevamo, dopo un decorso obliquo in basso e in avanti, durante il quale descrivo una leggera curva con cavità anteriore, termina con il meato uretrale esterno del tetto vestibolo della vagina, subito al davanti dell'orifizio vaginale e 2-3 cm dietro il glande del clitoride. Quindi ci sono due buchi.
Luca, hai dietro il netter? No, non so parlare. Non so più parlare. Ah, no. Ho chiamato il mio cane Chuck, così quando lo chiamo si gira. E non ridete, per cortesia. Che palle. Vai, dai, capo. Vai. Salve. Mi fa male la gamba. Che è difficilissimo stare così. Ti prego, io voglio solo Chuck. Fede, mi cerchi su Wikipedia? Ci sono due buchi? Vado subito! Sì, ma non urlare, cioè... Non, non c'è su... Non è... Stai calmo, eh! Allora... Ho trovato solo forum al femminile e un sito di Aranzulla. E cosa dicono? Cagate! Cagate! Okay. Vabbè, la rifacciamo però, ok.